Bersaglieri Lecco. Dopo 5 anni torna un atteso appuntamento in città, il raduno dei bersaglieri. Quando e come si svolgerà questa giornata? Sabato sera faremo il concerto a Camera Commercio e prima metteremo un monumento ai caduti, la Corona d'Alloro. La domenica la manifestazione entra proprio nel clou, il nostro raduno è il 90° e 20° della fanfara, quindi abbiamo tutta la sfilata, il corteo per Lecco, prima la messa al Santuario della Vittoria e poi il corteo partirà da Viazzone Visconti dopo la messa, quindi verso le 10, 10:15, 10:30. Si snoderà per le vie di Lecco, facendo il centro di Lecco. Questo evento dopo 5 anni si ripropone, è una grossa manifestazione in prevalenza bersaglieresca. Abbiamo 4 fanfare importanti, la nostra chiaramente di Lecco, che rende onore alla città e a tutta la provincia e anche ai bersaglieri d'Italia, e la fanfara di Nonate Pozzoro, la fanfara di Cremona, che sono 2 prestigiose fanfare, e la fanfara di Roccafranca. Questa fanfara ha un particolare che sfila sulle biciclette d'epoca della Prima Guerra Mondiale, le famose carriole, e suona sfilando. Poi abbiamo invitato, avremo una grossa rappresentanza di Labari, della Lombardia. È una bella manifestazione che penso che a Lecco la ricorderanno in tanti, perché avere 500-600 persone che sfilano, prevalenza bersaglieri, quindi è una cosa non da tutti i giorni. La nostra fanfara in questi ultimi 20 anni, grazie a degli sponsor che ci danno una mano, e sta portando in giro per l'Italia e per il mondo proprio la musica bersaglieresca e anche il patriottismo italiano, quello che manca un po' oggi nelle realtà. Quindi avere l'Italia nel cuore, secondo me, e averla anche sulla mimetica è una cosa che ci rende onore, noi lo facciamo volentieri. Vorrei dire a tutti i bersaglieri della provincia di Lecco, chi ha fatto il bersagliere, questa è un'occasione da non perdere, di venire a sfilare o partecipare col cappello per far vedere la presenza dei bersaglieri sul territorio.